Lo studio deve possedere uno statimetro con bilancia che sia in grado di prendere misure antropometriche, peso, altezza. La tavola 8 tipica luminosa, serve per valutare l'acuità visiva. Tavole di Ishara, valutazione di un eventuale daltonismo o cromotopsia. Cubo per step test, 50 cm per uomini, 40 cm per donne e 30 cm per bambini o ragazzi con altezza inferiore a 160 cm. Spirometro, serve a valutare alcuni parametri respiratori. Elettrocardiografo a tre canali. Kit completo per esame dell'urina dove viene verificato colore, densità o peso specifico, il pH, deve essere acido, proteine, glucosio ed emoglobina, devono essere assenti. Alcuni sport richiedono degli accertamenti più specifici ed in questi casi non è sufficiente lo studio di medicina dello sport, ma parleremo di ambulatorio di medicina dello sport dove è opportuno che siano presenti i seguenti strumenti. Cicloergometro, Cyclet, che ci permette di rilevare un test della pressione e dell'andamento del ritmo cardiaco da sforzo alla ciclette. Test cardiovascolare da sforzo al tapis roulant, variante del cicloergometro. Nei pazienti disabili è necessario servirsi dell'ergometro a manovella per coloro che sono in sedia a rotella e sono impossibilitati a svolgere altre attività. Ecocardiogramma, che è un esame cardiaco più completo rispetto all'elettrocardiogramma. Cabina per l'audiometria, esame importante per sport come pugilato. L'esame oculistico deve comprendere l'esame del fondo oculare oltre alla tavola 8 tipica e le tavole di Ishara. Elettroencefalogramma, fondamentale nei pugili che vengono sottoposti alla prima visita di idoneità o a coloro che hanno subito un KO tecnico. Holter pressorio, la registrazione in 24 ore dell'andamento della pressione, conducendo una giornata tipica. Holter cardiaco, la registrazione in 24 ore dell'andamento cardiaco, conducendo una giornata tipica. Negli ambulatori di medicina sportiva inoltre è indispensabile la presenza di alcune figure professionali come specialisti in cardiologia, oculistica, neurologia, ortopedia, endocrinologia e nefrologia. Fondamentale la presenza di defibrillatore, pallone ambu che serve per l'assistenza respiratoria artificiale e di farmaci salvavita.